ogni tanto di staccare anche solo di staccare la spina, ma anche solo 2 o 3 giorni. Io vengo sempre qua. Tanti amici mi dicono: ma non ti sei stufato di vedere sempre lo stesso posto? Non ti piacerebbe vedere posti nuovi? Ma io qua mi sento a casa mia, sono accolto bene, quindi io qua mi rigenero, mi ricarico, quindi qua vengo volentieri. A me non mi interessa visitare altri posti, perché so qua che vengo qua e trovo degli amici sinceri, un'accoglienza ottima, si mangia bene, i soldi sono spesi benissimo, quindi perché no? Questo è un ottimo riassunto di tutto quello che avete detto voi insieme a quello che mi hanno detto prima e quello che ovviamente ha detto lui adesso. Sono tutti elementi molto, molto importanti. Ha sentito, vero signora Silvana, tutto quello che è stato detto, vero? Perché fa piacere dopo tanto impegno sapere, no? Che il proprio impegno, il proprio lavoro produce questo effetto sulle persone che lo ricevono, no? Silvana lo accoglie anche come un figlio quando viene lui, quindi so che è in buone mani. Quindi anche voi state tranquilli. C'è un bel rapporto di amicizia con tutti loro, con Luca e tutto lo staff. E io rimango sempre più colpita da questa cosa del sentirsi a casa, no? Perché poi quando si va in vacanza è vero che si vuole staccare la spina dalla routine quotidiana, però è anche vero che ci si vuole sentire in un posto un po' sicuro, no? Dove non c'è bisogno di pensare a nulla perché si conoscono già tutte le cose, quindi non bisogna fare la fatica di, le persone che ci sono ci lasciano in pace. Esatto, quindi sono tutte cose che continuo a riscontrare nelle vostre testimonianze. Consiglio chi vorrà venire a provare questo albergo di venirlo a provare, perché merita e ne vale la pena. Là, guarda, perché tu l'hai detto in maniera veramente spontanea, ma è bello che tu lo dica guardando lì, perché così chi lo ripeto, consiglio, consiglio di venire a provare questo albergo, chi lo vuole venire a provare, perché merita su tutti gli aspetti. Anche perché nella Riviera Romagnola, prima di conoscere questo albergo qua, il Veliero, ho provato altri alberghi, senza fare nomi, e devo dire che sotto tanti aspetti mi sono trovato male. E o comunque non bene come qua. Non bene come qua, no. Diciamo qua è proprio come se fossi veramente a casa mia, ecco.